Il tema di quest'anno del Festival Italiano del Volontariato è proprio ricostruire. Quanto è importante il ruolo dei volontari nella ricostruzione, non soltanto diciamo, nella gestione dell'emergenza, ma anche nella ricostruzione del tessuto sociale? È un elemento cruciale. In effetti la parte di ricostruzione che normalmente si ha in mente è una ricostruzione, come dire, infrastrutturale, no? La ricostruzione degli edifici, delle infrastrutture, delle strade. La realtà è che questa parte in particolare d'Italia centrale, ma accade in ogni emergenza importante, ha necessità di una ricostruzione del tessuto sociale, di quella che è la fiducia del cittadino nelle amministrazioni, della ripresa in possesso del proprio territorio, ma non solo nelle abitazioni, ma in quello che poi è lo svolgimento della vita sociale, perché per vivere poi bisogna lavorare, bisogna avere relazioni e quant'altro. Io credo che il volontariato, che è un punto d'eccellenza in tutto l'arco delle attività delle istituzioni, sia un elemento qualificante, può svolgere e deve svolgere un ruolo importante, lo ha fatto per la parte di protezione civile durante l'emergenza, lo fa nella protezione civile e speriamo di farlo sempre di più nella parte di pianificazione e nella parte di consapevolezza del rischio, ma qua si tratta di una cosa ancora più grande, cioè si tratta di essere quell'elemento di fiducia per la ripresa del tessuto sociale di questi paesi. A che punto è l'emergenza nel centro Italia da sotto questo punto di vista? Beh, intanto partiamo dal fatto che gli eventi, perché parliamo di più di 66.000 scosse, 9 eventi superiori al 5, una nevicata importante in un giorno difficile dal punto di vista sismico, quella del 18 di gennaio, stiamo parlando di più di 140 comuni direttamente interessati, 4 regioni. Intanto dimensioniamo il fenomeno, è un fenomeno col quale credo mai nell'epoca moderna ci siamo confrontati. Si sta lavorando molto, si sta lavorando con degli strumenti di legge importanti, c'è la necessità ovviamente di accelerare alcune attività che vengono anche percepite giustamente come prioritarie da parte dei cittadini, basti pensare all'aspetto delle macerie o l'aspetto della costruzione delle soluzioni temporanee, soprattutto per le persone appunto che ancora oggi sono alloggiate sulla costa. Io credo che le istituzioni stiano facendo veramente uno sforzo importante. C'è necessità anche forse di una maggiore diffusione e consapevolezza degli sforzi che si stanno facendo. Infine un'ultima domanda, qual è secondo lei il fattore principale per il raggiungimento della felicità pubblica? Beh, è una domanda complicata questa, la felicità pubblica. Ma intanto, così, domanda a bruciapelo, direi che la felicità pubblica passa attraverso una consapevolezza pubblica, cioè si è felici se uno sa in qualche modo quello che vuole e se riesce in qualche modo a raggiungerlo. Allora anche la consapevolezza di ciò che abbiamo. In fin dei conti, se noi ci guardiamo indietro, io lo guardo dal mio osservatorio, che è un osservatorio privilegiato ma drammatico, vedo un'Italia che è stata da sempre colpita da emergenze e vedo una società che si è evoluta moltissimo, una società che in fin dei conti era molto povera e che invece oggi è una società comunque con un'aspettativa sociale molto importante e molto elevata, il che rende ancora più difficile il ripristino dell'ordinarietà. Credo che la felicità pubblica passi anche attraverso una consapevolezza pubblica di ciò che vogliamo.